Oggi stiamo per fare una bella cazzata. Contesto. Visto il successo di Dove arrivo con 100 euro di benzina con la Verdone, in cui siamo partiti da casa mia, praticamente in provincia di Como, Varese, e siamo arrivati a mangiare la viadina solo ed esclusivamente a Cesena con 100 euro di benzina, e quel video è stato estremamente divertente, ho pensato: perché non complicarci la vita ancora di più usando un mezzo che necessita di molta, molta, molta più attenzione e sbattimento? Direi che l'avete capito. Sonny, me lo vuoi presentare? Ecco, ti piacerebbe il multistrada. Il TM 125, due tempi del progetto quasi Overpower, in realtà, perché non è stato un progetto ufficiale Overpower. Hai presente cosa succede se oggi tipo sbiello? Penso che Luca mi tira una coltellata. E poi la mia gamba mi farà male fuori di trainarti. Dove arrivo con un pieno del TM 125, a cui oltretutto abbiamo cambiato il serbatoio, ve lo ricordate? Non è più trasparente da 12 litri, bensì dovrebbe essere 7-8 litri nero. Quello trasparente ci avrebbe semplificato la vita. Sì, decisamente. Non nasconde tutto. Stavolta sarà una sbattimenta. Prima però vi chiedo se vi siete iscritti al canale, perché queste stronzate ve le porta solo Spampin Auto insieme a Sonny, quando non abbiamo proprio un cazzo da fare. Stamattina mi sono alzato di buona leva e sono andato a fare il pieno al TM. Ovviamente, mentre io utilizzerò il TM 125 e sono le 11 di mattina e ho già fame, quindi l'idea è di andare verso il lago. Quindi bla 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 dalle ciance, io direi che gli diamo una spedivellata a questo TM e partiamo. Adesso vi spieghiamo anche il perché stiamo facendo questo video. Tutto è pronto per partire? Oh, ma sei emozionato che guidi il multistrada? Sì, mi piace tornare col culo sopra questo vestito. Eccala, ma poi è comodissimo, maledetto se ti invidio. Oh, comunque fa un bordello sto TM che non riesco a sentirlo. Però è troppo bello da vedere, cazzo, ti ha fatto proprio un bel lavoro. Oh, ma sai che anche tu sei bello da vedere sul multi? Il contachilometri, questo qua, signori, non funziona, quindi guarderemo quanti chilometri abbiamo fatto dalla Ducati di... che c'ha in mano Sonny. E c'è... Madonna il TM-ino! Mamma mia, ma una goduria! Siamo esattamente a 37 cavalli contro 170. Solo 170. Ma oh, ma come ti trovi? Comodissima, guarda, cioè, oh, è super morbida e ti dà proprio la sensazione di voler fare un sacco di chilometri così. Quindi cosa fai? Vendi il CB? No. Il problema è che se teniamo questo ritmo, secondo me non arriviamo ad Arona. Abbiamo praticamente fatto solo 5 km e se guardassi il serbatoio, secondo me mancherebbe già buono mezzo litro. Ma proprio la sesta super lunga sto TM con i rapporti originali. Uè, intanto giù, madonna, che non ti ricordi come va giù troppo. In autobahn con questo qua, quando l'ho portato in Germania, te lo ricordi? Sì. Ho preso 165. Porco diso. 165, c'era il manubrio che era lì che dicevo porca ma... Che goduria a tirargli il collo. Comunque devo dire, e devo ammettere, abbiamo fatto ormai una decina di chilometri. È estremamente godibile da usare in strada, perché oltre ad essere una bicicletta è ovviamente rapportata originale, quindi è molto lunga. Tipo per adesso sono in sesta e sto passeggiando, sarò boh a 4000 giri. La moto non va avanti, però è vero anche che riposa, quindi da usare in paese, in città, è perfetta. Mamma mia quanto è agile in città. Oh. Si vede che c'è da dentro, cazzo. Eccoli! Porca! Frizione! Mamma! Ci ho poco guardato, eh! Minchia! Aia, aia! Avevano proprio gli occhi come per dire: ti sto guardando, maledetto! Cioè, secondo te un partenzino non lo dobbiamo fare? Lo so, ragazzi, non mi uccidete, e sto guardando proprio voi. Non ha ancora il cambio elettronico, ma arriverà presto. Se arriverà. Devo essere sincero, gira bene, ma proprio bene. Non me l'aspettavo così tanto, cioè, in realtà sì, lo speravo. Bravo Ivan, hai fatto proprio un bel lavoro su sto TM, devo essere sincero. Sei stato stupido perché non hai cambiato le manopole. Però a parte le manopole, che prima o poi le cambieremo, è veramente troppo bello. Bello forte. Abbiamo svegliato tutta la questura di Gallarate. Lo senti già un po' più leggero? Lo sento un po' più leggero, sì. Mica è come se alleggerisce davanti sta stronza. E che andare in giro con zio cane. Bastarda. Beh, io sono con multistrada.
Ma dai! Sopra la rotonda, che idolo! Certo che con tutte le strade che potevamo fare abbiamo scelto in assoluto quella più trafficata di tutta Varese. Tieni conto che il mio obiettivo era quello appunto di arrivare ad Arona, che più o meno, sappiate, è sui 60 km da casa mia, visto che non possiamo fare autostrada col 125. Se arriviamo ad Arona con questo passo, quindi 60 km più o meno, già mi reputo soddisfatto e direi che festeggiamo con qualcosa di buono, buono, grasso da mangiare. Vedi perché io devo uscire con te? Perché mi porti fuori a mangiare. Che grazie. Benessere, oh. Siamo fuori Gallarate, quindi 20 km più o meno fatti, una quindicina in realtà. Il TM è decisamente più leggero, eh? Partenzino. Sei passato. Pensavo fosse rosso io. Ma quanto cazzo va? Non ci arriveremo mai nella vita. Ma mai mai proprio mai. Questo video si chiamerà "Dove rimango a piedi col TM". In questo momento siamo tipo Bagnaia e Toprak, che non corrono neanche nello stesso campionato, però i colori ci sono. Qual è la strategia di gara? Strategia di gara: scala una marcia alla prossima rotonda, butta dentro e vai tutto. Ma in tutto questo, chi è che oggi ci sponsorizza la giornata? Madonna, oh, ma neanche te l'ho detto, ve lo giuro ragazzi, non gliel'ho detto. Lo sponsor di oggi è Yodler, ma ve ne parlerò tra qualche secondo. Oh, sei morbido a 107/110. Sì, questa qua è la velocità di crociera, tranquillo, e sono super basso di ciri, senti, in sesta. Certo, poi mi piace molto meno il fatto che devi portarti la tanichetta del cazzo per fare miscela, due tempi maledetti, però la soddisfazione la dà, bello. Io oltretutto sull'Aerox avevo tolto il miscelatore, perché dicevano che togliendo il miscelatore sull'albero giustamente diventava più leggero e quindi guadagnavi potenza. E mi ricordo benissimo che ho grippato un Top Trophy proprio per quella ragione, perché avevo sbagliato la proporzione totale. Cioè non so se gli avevo messo, boh, 300 grammi di olio tipo. Sai che adesso che mi hai messo il pallino, mi sa che anch'io sul mio Phantom ho fatto la stessa cosa. No, brutto. Quanti chilometri abbiamo fatto? So? Allora, siamo partiti con 12.002, siamo a 12.083. Ok, quindi abbiamo fatto 31 chilometri. Siamo a metà più o meno. È arrivato il momento di vedere il serbatoio. Puttana, è... è andato giù parecchio. Minchia, è meno della metà, zio. Meno della metà. Cioè vuol dire che noi aspettativa 70-80 km, invece ne fa tipo 60. Perché poi il serbatoio si stringe. Te lo dico subito, eh. Prepara il piedino, allora, quello lì. Esatto. No dai, almeno ad Arona ci dobbiamo arrivare. Ok, questa è una notizia bruttina, però noi andiamo a bere il caffè. Ci siamo in ripartenza. Il caffè l'abbiamo bevuto. Siamo meno di metà del pieno, quindi male. Vuol dire che abbiamo tipo 4 litri per arrivare ad Arona, però ad Arona ora mancano 11 km dal tuo navigatore. No, non sono 60 km, sono 45. Spegni l'allatta e si riparte alla volta del lago. Una piccola curiosità sul lago maggiore dove stiamo andando, visto che io e Sonny lo frequentiamo parecchio, praticamente siamo sempre qua, è che qui la pulizia non è che ci vuole tanto bene. No, e soprattutto è una strada unica. Una volta arrivati ad Arona per tirare su per Stresa, ad esempio, fai il lungolago, è una strada unica. Se già ti fermano, non ce n'è, cioè... Mi sa che non c'è tanto da fare. Non scappi, non scappi. Comunque non stiamo inneggiando all'illegalità e allo scappare. Fermatevi sempre, che la polizia è vostra amica. Tranne quando al poliziotto gli ha dato la moglie la sera prima. Quindi questo gira, non gira, cazzo devi fare. Porca troia. Manco sentito. Minchia. E questo è il confine tra Lombardia e Piemonte. Proprio verso ponte, esatto. Sì. Mancano solo 4 km ad Arona. Ma se non fossimo arrivati ad Arona sarebbe stato grave. Cioè questo serbatoio dovrebbe essere 8-9 litri. Se con 8-9 litri non facciamo 45 km, cioè praticamente mi consuma come una Lamborghini. Tanto vale prendermi una Huracan. Oh, non ci volevo credere, ma siamo arrivati ad Arona e c'è pure il mercato. E se mi gira il cazzo ci prendiamo pure un polletto. Qua sarebbe l'ideale non fare troppo casino. Dai. Ed eccoci qui. Dai, sono contento che non si è ancora spento di sua spontanea volontà. Aspetta a parlare. Beh,
ad Arona siamo arrivati. Il lago è la testimonianza. Questo oltretutto è il posto dove mangeremo. Adesso lo facciamo vedere. Ho già aperto il tappo del serbatoio, non ho ancora guardato. Porca puttana, ce n'è ancora, però è bassa. Sì, però scuotila un po', vediamo. Ma Dio, zio, io non so qua dove arriviamo. Anche per te. Madonna, è bassissima, zio, proprio bassa di brutto. Siamo arrivati ad Arona, 45 km. Siamo messi male, ufficialmente messi male. Secondo me ci saranno dentro buoni 3 litri. Quindi 100% non ritorniamo a casa. Ci trattiamo bene vista la della Madonna. Ehi, inizia a preparare le energie. Queste qua ti serviranno per spingere il TM. Mi sa che mi addormento io sul TM e tu spingi. Porca, sarà dura, eh. Mangiato abbiamo mangiato, la vista sul lago è bellissima. Però prima di tornare a casa e di vedere se rimaniamo a piedi, anzi quando rimaniamo a piedi perché ormai è scontato, devo parlarvi dello sponsor del video di oggi che ha reso tutto questo possibile perché ci ha pagato la benzina, l'olio e ci pagherà il carro attrezzi, che è Uodler. Spero la conosciate, ma Uodler è una piattaforma dove si può operare con le cripto e non solo. È fantastica perché è estremamente intuitiva e perché ha degli assistenti reali, quindi persone fisiche che operano nel settore lì per aiutarvi 24/7. È sicuramente perfetta per iniziare in questo mercato proprio per questa ragione e uno dei loro servizi top è la piattaforma Multihold. Multihold infatti combina il meglio degli scambi crittografici e delle piattaforme di trading tradizionali in un interfaccia davvero super super semplice. Ma come funziona questo servizio? Facilissimo, una volta dentro si seleziona una moneta o un token tra tutti quelli disponibili, praticamente tutte le crypto e gli stablecoin, si imposta ovviamente un determinato livello di profitto e di rischio e automaticamente Uodler avvierà una catena automatizzata di prestiti. In caso di crescita del prezzo delle criptovalute il vostro profitto si moltiplicherà e arriverà direttamente sul vostro conto. E per ultimo tieni le tue criptovalute in qualsiasi momento, guardi i tuoi progressi e chiudi le posizioni quando vuoi ottenere un profitto oppure recuperare le residue criptovalute. È davvero molto semplice ed è una piattaforma intuitiva e sicura per tutti. Potete tranquillamente guardare tutte le recensioni presenti su Trustpilot di tutte le persone che utilizzano già la piattaforma per farvi un'idea e per sapere a cosa andrete incontro utilizzandolo. Per maggiori informazioni trovate tutto ovviamente nel link in descrizione. Mi raccomando, in questo mercato operate con criterio e giudizio, questa è una raccomandazione personale. Ringrazio tantissimo Uodler che ci ha concesso di rimanere a piedi ed è arrivato il momento di capire se rimaniamo appunto a piedi. Stiamo ripartendo, stiamo tornando verso casa con la panza piena e il serbatoio mezzo vuoto. Porco zio, guarda che fumo che la... Marica, quanto fumo fa! Allora, con la scusa di cambiare la batteria, siamo tornati al bar di prima, abbiamo fatto una quindicina di chilometri, ho paura di vedere la benzina, giuro adesso ho paura, secondo me ci siamo. No, ce n'è ancora un pochino, dai. Pensavo peggio. Beh, abbiamo fatto un po' di coda, quindi eri proprio al minimo. Ah, ok, ok, allora direi che è arrivato il momento di girare questa qua. Siamo quasi a casa, secondo me ci arriviamo, eh. Minchia, non molla sto TM bastardo, eh. Bravo TMone, bravo. Minchia, minchia, meno male che siamo vicini, zio, non ho portato l'olio. Dai, veramente. Ti giuro, l'ho dimenticato. Porco zio, ma cioè, se ci fermiamo qua ci abbiamo almeno 10 km da fare, se non di più. Minchia, zio, andiamo piano, l'ho dimenticato, non ho... No. Cioè, vuol dire che se... No, dai, cioè, un benzinaio avrà dell'olio, dai. Eh no, ma poi te c'è l'olio diverso, porco zio. Ma non possiamo fermarci prima che si ferma, zero. Zio, allora, facciamo così. Visto che mancano posti 10 km, facciamoceli sereni perché secondo me ci siamo quasi, eh. Oh zio, non manca un cazzo, mancano tipo 5 km. Oh zio! No, ci siamo! No! No, ti prego! Cazzo! Noni! Basta, mi siete parlando il gas come lo girano qua. No, zio, frizione! Si è spento! In curva! No, zio, dai! Minchia, zio, vuoto totalmente! È arrivato il momento di spingere, mi sa! Ci siamo? Ok. Ma dai, cazzo, non mancava niente! Cioè, ma ti rendi conto? Dai, di questo passo arriviamo domani! Zio! Ok, ci siamo! Vedo casa mia, zio! Incredibile! Ci siamo, dai! Da qua faccio fatica! Ci vediamo a casa! Bastardo! Adesso la vicina sarà contenta, eh! Eh sì, perché non... arriviamo a tuo spesso! Esatto!
Sì! Sì! Stretching. Sei sbloccato? Oh, mi è anche arrivato un pacco di whey protein. Oh, oddio, sono morto. Che idea di merda. Esattamente 15 secondi dopo essere tornati a casa e fine dei giochi, direi che possiamo affermare con un pieno del TM, con 8 litri, 8 o 9 litri dovrebbe essere, insomma. Ops, avevo già acceso. Siamo a 12.089 km. Direi che abbiamo fatto circa 84 km. A dire il vero me lo aspettavo precisamente così tanto, perché obiettivamente andando sempre in giro a cannella e poi essendo un po' preparato ci sta. Comunque è stato divertente andare a mangiare al lago, molto divertente, quindi magari lo rifacciamo con un altro mezzo se questo genere di forma così tanto stupidi vi piace. Io ringrazio assolutamente il TM, ringrazio Sonny, ringrazio la Ducati per averci spinto fino a casa. Siamo riusciti anche a non fare benzina, quindi è un'ottima roba. Spero vi sia piaciuto questo video, iscrivetevi al canale per i contenuti così stupidi, lo sapete. Ci vediamo nel prossimo. Ultima clip fuori dal video, guarda dove ho lasciato l'olio. Però l'avevi preparato, ma l'hai lasciato qua.